Si parla ancora di piano del traffico e di ZTL in via Badaloni, ma i commercianti da anni chiedono anche una riqualificazione prima di qualsiasi decisione. Confermate? Prima di parlare di ZTL io penserei a una riqualificazione della via per renderla più bella, più attrattiva e poi eventualmente parlare di uno ZTL, anche perché ci sono delle attività dove è fondamentale fermarsi in macchina, quindi per forza di cose a volte è meglio riqualificarla piuttosto che pensare allo ZTL. Grazie. Un nuovo piano del traffico e tra le ipotesi si parla ancora di una ZTL che coinvolgerà la zona del Duomo e anche via Badaloni. Che cosa ne pensate? Io che ho un'attività, perché se mi chiudono qua la strada o tutte le attività che ci sono qua vicino, se ti chiudono la strada muore, diciamo, il traffico e non c'è più il giro che c'era prima, ecco. E diventa difficile per noi che abbiamo un'attività. Insomma, andare avanti, ecco, con questo discorso, insomma, viabilità, non so, è già pericolosa che qua vanno su tutti contromano e così, insomma, quelli, non è un senso unico, un casino qua, cioè è già un casino. E questa zona ZTL, non so cosa serva, se serva tanto, dopo non so qua anche. Se hanno a portare qualcuno a messa, qualche anziano, così non so come faranno qua, ecco, diventa un problema, ecco. E comunque secondo me se fa ZTL va un'altra parte di Rovigo, va a morire, perché non è una città grande come Bologna, così città grandi di affollamento, non c'è proprio popolazione, ormai siamo rimasti a zero quasi, e così, insomma. Speriamo ZTM sì, la velocità qua, perché qua sì, pensano di essere in autostrada, diciamo, insomma, è così, ecco, speriamo che, ecco, una ZTM, quello sì, andrebbe bene, ma ZTL fa morire, diciamo, il centro, già non c'è niente, fanno così ancora peggio, ecco. ZTL, nuovo piano del traffico, si parla anche della piazza Duomo e anche di una possibile estensione su via Badaloni, ma cosa ne pensano le attività che sono in quest'area? Ma le attività sono un po' preoccupate, perché se si tolgono anche i parcheggi e si cambia un po' la logica della viabilità, potrebbe essere anche una cosa negativa, perché bisogna abituare la cittadinanza alla nuova tipologia di traffico, insomma. Quindi ti renderebbe un po' più difficile spostarsi in questo perimetro di città? Sì, secondo me sì, se non si cambia la viabilità in maniera completamente innovativa si può rischiare di trovare spiazzati i clienti, insomma, quindi la mia visione è un po' negativa come inizialmente per questa nuova metodologia di traffico, ecco, essenzialmente. Grazie. Niente. Nuovo piano del traffico e di nuovo si parla di via Badaloni ZTL, ma anche la piazza del Duomo ZTL, il che creerebbe dei grossi problemi al commercio. Assolutamente sì, grossissimi problemi, perché già siamo penalizzati da un fattore proprio di parcheggio. E io penso che sia tutto comunque predisposto e voluto per creare un espediente per poter far cassa. Io sono assolutamente convinto di questa cosa e basta. Anche perché togliere qui poi quei pochi parcheggi che c'erano e che permettevano alla gente di avvicinarsi alle attività renderebbe veramente complessa la situazione. Sì, altro che, già ci diventa difficile nei giorni normali, anche adesso in questo periodo qua, se poi ci vanno a togliere l'unica fonte, tra virgolette, che possiamo avere di un attimo di sosta per fare i propri interessi, perde tutto per forza di cose. Assolutamente. Grazie. Prego.